Ciao a tutti dormiglioni, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca, benvenuti o bentornati. E se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi al canale e buttare una bella spolliciata per il video. Questa sera video unboxing, lo avrete capito senz'altro dal titolo e dalla copertina del video. Abbiamo un super pacco di Zalando, eccolo qui, ancora da aprire, ma prima vi anticipo alcune cose. Mentre sto registrando questo video, credo che abbiano chiuso l'autostrada e che abbiano deviato il traffico sulla statale che passa sotto casa mia, e quindi molto possibile che sentiate passare delle auto barra dei camion barra altri mezzi non identificati, e purtroppo non posso farci granché perché o taglio il video ogni 3 secondi oppure ci sono. Quindi se cercate un video tipo privo di rumori di fondo, passate al successivo sul mio canale. Chiusa la parentesi. Inoltre questa sera abbiamo due ospiti speciali, che sono Pringles e Pringles 2. Sì, ho mangiato delle Pringles, sì, mi sono usciti due inquilini in viso, e quindi insomma mi aiuteranno a fare l'unboxing, sperando che per i prossimi video decidano di cambiare location. Ma ok, queste erano veramente tutte le uniche premesse. Allora, il pacco mi è arrivato quest'oggi, mercoledì. Io ho appena finito la live, che forse avrete visto mercoledì, e insomma non l'ho ancora aperto. Doveva essere un pacco XL, mi aspettavo una scatola, non so neanche come aprirlo, in realtà è una busta. Spero di non fare troppo rumore e andiamo a aprirlo. Sempre il terrore di aprire iper male queste buste, perché se qualcosa non dovesse andare bene, cosa molto probabile, non, insomma, vorrei avere tutto in regola per rimandarlo indietro. Allora, come sempre abbiamo la nostra foglietto per il reso, quanti articoli verranno rimandati indietro non si sa. Allora, questo giro ho preso 1, 2, 3, 4, 5 cose, ero convinto di più onestamente, per un totale di, non ce lo dice, ma mi sembra di aver speso intorno ai 100 euro. Vabbè, ci sta, mettiamo questo preziosissimo foglio con il danke, bedankt, thank you, merci, grazie, sucemi, gracias, tac, e kitos, da parte. Insomma, mettiamolo tipo qui, così che all'esigenza sappiamo dove trovarlo, e direi di iniziare a tirare fuori il primo pezzo, cosa sarà, allora... È una maglia, se non erro, dovrebbe essere tipo una maglia a maniche lunghe, fatta però con il tessuto delle t-shirt. Sicuramente vedrete anche l'inquadratura, forse un pochino più larga rispetto al solito, perché vorrei riuscire a farvele vedere bene. Allora, è della Pier One, è una marca, un brand che mi piace parecchio, su Zalando infatti acquisto spesso gli articoli di Pier One. Ok, mettiamo qui la pellicola, vediamo se questa sia la manica lunga. Vedete che ha questi, non so se rende l'idea, forse più indietro rende meglio. Ok,
ha questa parte più sopra grigia, poi ha una striscia bianca e poi blu. È molto simile a una t-shirt che ho, che è tipo qui bianca, qui rossa e sotto nera. Forse l'avrete vista, l'ho usata spesso nei video e anche in qualche video di unboxing l'avete vista. Insomma, secondo me potrebbe starmi bene. Forse era più adatta per la mezza stagione che non per l'autunno che sta arrivando. Però non lo so, insomma, vediamo. Non so se metterò tipo delle foto di come mi stanno mentre corre il video. Penso di sì, insomma. Spero di ricordarmi di farle. Se non le vedete, mi sono dimenticato di farle. Ma tanto è tutta roba che devo ancora effettivamente provare. E quindi vediamo come mi sta. Vi piace? A me personalmente piace molto. L'ho vista e ho detto, mi piace, mi piace, mi piace. Devo anche ricordarmi di tenere il cartellino perché. Ecco, questo è un camion che sentite passare. Mi piace molto il tapping dei cartellini. Quindi sicuramente. Se non viene rimandata indietro, cosa di cui dubito. Rivedrete questo cartellino. Il tessuto è tipo. Boh, è leggero, credo che sarà cotone. Boh, dove lo trovo? Tutte le volte sto casino. Allora è una M. È una M. E definisce come colori nevi e grey melange. Credo che sia questo grigio. Non so perché venga definito. E manca il white. Comunque, ok. Volevo vedere se c'erano indicazioni sul tessuto. Magari a qualcuno interessa. Pare a 30 gradi, non candeggiare. 85% cotone e 15% viscosa. Quando capirò che tessuto è il viscosa, vi farò sapere. Comunque mi piace. Fa anche un bel suono, stropicciamo, stropicciamo. Tanto di questo periodo, insomma, non so voi, ma tutto quello che compro da vestire, di abbigliamento, prima lo provo e poi se mi va bene, lavatrice. Beh, insomma, credo che sia una cosa comune, ma in questo periodo più del solito, perché, insomma, non si è mai troppo prudenti. Poi abbiamo un'altra maglia. Questa però mi sembra che fosse una t-shirt. O forse questa addirittura è un. Oh, raga. Ho fatto l'ordine sabato e non mi ricordo più cosa ho ordinato. Però vi faccio vedere, insomma, da una parte vedete che è nera, però vedete che qui c'è del. No, dov'è qui? Qui c'è del grigio. Quindi ho comprato un set. Cioè, sapete, tipo l'ultimo unboxing che c'erano due magliette. Sullo stile dell'altra, è sempre della Pier One. Probabilmente quest'anno va di moda questa sorta di spezzato. Si potrà definire così, credo di no. Ogni volta che io parlo, qualche fashionista probabilmente tira le cuoia per le boiate che dico, ma voi fate finta che vada bene. Allora, sì, è molto simile all'altra. E questo, anche questo cartellino che è sull'altro, non mi pare di aver visto, che dice This product is part of our journey to do more for people and the planet. It is crafted with care using sustainable sourced materials. Ok, beh, mi piace sostanzialmente. Dice che il prodotto è parte del loro percorso per fare di più,
ma credo sia tipo una sorta di sottobrand, Do That More, per le persone, per il pianeta. È realizzato con cura utilizzando materiali di fonte sostenibile, ecco, quindi insomma roba che non dovrebbe danneggiare troppo il pianeta. Non so come, ma ok. Quando l'ho comprato non mi è sembrato di vedere roba di a riguardo, quindi non ne ho idea. Comunque dovrebbe starmi tipo così, anche in questo caso probabilmente vedrete una foto da qualche parte, spero, di come mi sta. Le taglie sono tutte delle M, dovrebbero starmi, questo me lo segna black come colore, anche se io trovo che sia più grigio che nero. Ma ok, ok, e se tanto mi dà tanto, se tanto mi dà tanto, anche questo dovrebbe essere come l'altra, 85% cotone e 15% viscosa. 0% etichetta, perché non c'è, eccola qui, eccola qui. No, questa è 100% cotone. Ok, a me come tessuto sembra uguale all'altra. Chi mente? Le mie dita, l'etichetta, il materiale. Boh, 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 boh. Però è bella morbida. È molto soffice. Anche questa forse è un po' leggera. Io lo dicevo in qualche video, barra live, barra non ricordo dove, sto facendo troppe uscite sui canali, ma dicevo appunto che in qualsiasi periodo dell'anno praticamente vesto sempre con la t-shirt e la felpa. Questo mi porta ad avere il raffreddore. Stupido me, ma ok. Però vabbè, insomma, mi piacciono le magliette, quindi ci sta, che posso farci, che posso farci. Niente, niente, cambiare gusti. Comunque mi garba, penso che possa anche starmi relativamente bene. Sì. Sono però super curioso di farvene vedere una che è molto grafica. Sembra che si possa dire così, chissà se sarà quella che arriva ora. No, non è ancora questa, non è ancora questa. Allora, questa... Ok, raga, ho comprato tutto di Pier One, giuro che non l'ho fatto apposta. Anche questa è di Pier One. Ed è, se non sbaglio, anche questa una t-shirt. O potrebbe essere t-shirt a manica lunga, quindi una shirt. Non a T. E già vedete che ha una scritta qui così dietro, che ora vi farò vedere mentre la apriamo. Non so, vi assicuro che non... su Zalando non faccio mai troppa attenzione al brand che compro. Quando guardo, insomma, che mi piaccia lo stile e che, insomma, non costi troppo, no? Perché comunque non è che sono proprio ricco. È vero che su Zalando ci sono cose abbastanza economiche in linea di massima, ma ce ne sono anche molte che costano tantissimo. E mi spiace sempre un po' quando magari vedo qualcosa che mi piace, guardo al costo e vedo tipo che ne so, una maglietta a 80 euro, per dire, dico, beh, non mi piace più così tanto. No, mi sembra un po' sprecata, mi sembra un po' sprecata quella cifra per una maglietta. Alla fine del tessuto, e penso che in quel caso si vada a parcare più che altro il marchio, e non mi piace la cosa. Allora la apriamo, eccola qui. Allora, ha una parte davanti e una parte dietro, e voi direte, ma dai Luca, le altre hanno solo il davanti. No, a livello di grafica, ecco. Allora aspettate, provo a metterla qui per farvelo vedere bene. Togliamo indietro l'etichetta di Pier One, e dice, I'm not perfect, but I'm always myself. Tradotto per chi non dovesse conoscere l'inglese, dice, non sono perfetto, ma sono sempre me stesso. L'ho presa, non lo so, lo trovavo carina come cosa, non tanto per il messaggio in sé, ma mi piace. E credo che sia fatto apposta, ma c'è un misspell, perché vedete che sul primo I'm hanno dimenticato l'apostrofo tra la I e la M, mentre c'è qui sotto. Quindi credo che sia fatta volontariamente, no? L'errore del non sono perfetto, tant'è che carina. E dietro a questa grafica, che magari se metto qui, come sempre, voi riuscite a vedere,
questa Super X, e dietro, qui così sotto più che dietro, dice I'm not, aspettate, dice I'm not perfect but I'm always myself since 1986, anche se io sono del 91, ma vabbè, loro non lo sapevano. Thanks for nothing. Non lo so, carina, carina, mi piaceva. Quindi questo è, questo è. Vedremo come mi sta. Questa è una di quelle che insomma ho preso conscio del fatto che potrebbero non starmi bene. E quindi magari una volta provata dico e allora per tenerla nell'armadio e non usarla la potrei rimandare indietro. Vi farò vedere la foto da qualche parte, spero. Ora penso che arrivi quella grafica di cui vi parlavo. Sì. Allora raga, per me è un azzardo, per me è un azzardo, ma l'ho vista e ho detto figa, se mi sta bene la tengo assolutamente. Non so se rende già l'idea, queste righe rosse non sono sulla busta ma sono sulla maglietta. E questa, ed è della Nominal. Allora, vediamo come sono molto curioso. Ero in realtà molto impaziente di ricevere l'ordine proprio per questa maglia. Anche questa è una t-shirt, anche questa è una t-shirt. E vediamo come dal vivo. Nelle foto era molto bella, ma penso che dipendesse anche dal modello su cui stava, che insomma era fisicato e quindi gli sta bene qualsiasi cosa addosso a loro. A noi comuni mortali un po' meno, ecco. Ah, sentite il suono? Ha un foglio tra le pieghe. Porca miseria quanto mi piace, ragazzi. Se non fosse che devo aprirla, potrei passare la vita a fare questa cosa. Questo foglio verrà conservato, sapete, quella, ma neanche plastica, a parte che non capisco dove sia, perché non è tra le pieghe, scopriremo dov'è, e penso sia quella specie di pseudoplastica, non so neanche a cosa serva, però. Allora, qui davanti vedete c'è il nome del brand, Nominal, che in tutta onestà fino ad oggi non avevo mai né visto né sentito. E anche qui sopra c'è l'etichettina con taglia M. Allora qui dice Organic, Global Organic Textile Standard, Organic Certified by CU. Sì, insomma, ok, quindi non dovrebbe essere roba particolarmente inquinante nella produzione. Me la definisce come red, anche se io di rosso vedo poco, obiettivamente vedo più del bianco, blu e del grigio. Qui raga, con tutta la buona volontà, ma faccio dei tagli perché passano dei camion che... Eccola qui. Questa carta è la sorella della carta per le scarpe, che a me piace tanto, quindi anche non mi dovesse stare bene la maglia, questa carta rimane con me. Assolutamente. Allora ora vi faccio vedere la maglia. Come sempre mi dimentico che non la vedete se la metto troppo attaccata. Che ne pensate? A righe così c'è il rischio che mi smagrisca, credo. Le righe in verticale dovrebbero forse smagrire, quelle in orizzontale allargare. Non lo so. Però, raga, non lo so, ero curiosissimo di vedere come mi stava addosso. Ecco, sicuramente mi ricorderò di fare la foto di questa perché voglio vedermela addosso, voglio la vostra opinione. Secondo me è molto bella. Il tessuto è un po' strano rispetto agli altri, non è così morbido, sembra più non ruvido ma tipo più grezzo. Vediamo di che materiale è. Io compro senza guardare materiali, se roba leggera, pesante, cioè vabbè. Sono un danno. Peraltro ho comprato tutta questa roba su Zalando senza spendere niente. Per ora, perché non so se lo sapete, se è attivo per tutti, ma da qualche mese a questa parte Zalando mi ha attivato l'opzione
di poter pagare dopo, cioè sostanzialmente io ordino tutto quello che mi pare, non pago niente e ho tempo tipo, in questo caso mi sembra fino al 21 di ottobre o al 12 di ottobre, mi sembra al 21, quello che al 21 di ottobre non ho fatto il reso, loro me lo addebitano sulla carta. Se ipoteticamente io non dovessi tenere niente, lo rimando indietro, loro non mi prendono i soldi, insomma, evitiamo un giro tutti e due. Questo è 100% cotone. Beh, ma che strano, però è un cotone diverso rispetto all'altro. E lo trovo comunque molto comodo questo metodo di pagamento, no? Perché uno può prendere tanta roba, magari ha dei dubbi sulle taglie, e tra poco ci arriviamo perché qualcuno starà già ridendo. Magari ha un dubbio sulla taglia, le ordini tutte e poi quelle che non vanno bene le rimandi indietro, no? Il corriere non è magari troppo felice, però vabbè, oh, è una possibilità. Ecco, non abusiamone, non abusiamone. Comunque è carino. Il tessuto penso che anche il suono sia diverso rispetto agli altri. Si sente che è più grezzo, vero? Secondo me sì, secondo me sì. E l'etichetta qui cosa ci dice? Nulla, è un'etichetta bianca con scritto nominal. Chissà come mi starà. Voi probabilmente a questo punto l'avrete già visto con la foto, ma io chiaramente no. Ora arriviamo al tasto dolente. Boom boom boom. Allora, quando ho fatto questo ordine, se mi seguite su Instagram lo sapete, e se non mi seguite su Instagram cosa state aspettando? Seguitemi. Ho avuto dei problemi. Allora, si tratta di un paio di jeans. Ora, io partiamo dal presupposto che spesso e volentieri dimentico la taglia dei pantaloni perché non compro pantaloni tutti i giorni. Spoiler, ho la 48. Sì, sono magro, ma ho la 48. E insomma, sono abituato a comprare questo genere di taglie, no? Per le maglie M, L e compagnia, per i pantaloni 44, 46, 48, cose di questo tipo. Vado su Zalando, trovo. Questo paio di jeans e dico carini, mi piacciono. Proviamo a vedere se c'è la taglia che mi serve. Vado a guardare la taglia e trovo una roba stranissima, c'è tipo 32x30, 33x30, 33x34, 33x36 e ero tipo what the fuck is going on here? Che cos'è questa roba? Io ho chiesto aiuto su Instagram perché insomma, cioè, tipo per me era mistero aramaico antico. E a quanto pare si tratta di taglie inglesi barra americane. E quindi per avere la taglia europea bisogna fare più 14. Quindi io per avere la mia 48 ho dovuto comprare la taglia 34. Non ho capito perché debbano fare questa cosa, ma ok. In più, come se non fosse sufficiente, per i jeans danno la possibilità di scegliere anche la lunghezza. Non so perché per gli altri pantaloni non la facciano. Quindi, su consiglio della mia amica e compagna di master dei tempi, Valentina, che saluto, non so se guarderai questo video. Nel caso, comunque, grazie per il supporto. Ho comprato la 34x34. Lei mi suggeriva la 34x36 perché sono molto alto, ma la 34x36 non c'era più e quindi ho preso la 34x34 e se non vanno bene li mando indietro. Insomma, ho un gran casino, ho un gran casino. Comunque, sono questi jeans della Jack & Jones. Jack & Jones sono neri, cioè magari non proprio neri, ma un grigio molto scuro, un grigio molto scuro. Fatemi spostare anche la busta di, magari non sopra la roba perché sporca, così, così ho modo di trafficare. Sono questi jeans Slim Glen, Lowrise, Slim Tide, Slim Knee, Tide Leg Opening, boh, non lo so. È passato del tempo da quando ho comprato dei pantaloni, dei jeans nel particolare. E quindi, boh, vedremo se saranno abbastanza lunghi. Ma mi sembra che siano abbastanza lunghi, lunghi come i pantaloni che ho, quindi potrebbero starci. Più che altro in questi giorni, cioè
questo spessore. Boh, vedremo se mi stanno. Ah, però vi dicevo, appunto, in questi ultimi mesi ho preso parecchio peso e i pantaloni che ero abituato a usare, taglia 46, mi stanno tipo strettissimi. Quindi ho detto, prendi una taglia più grande, Lu. E vedremo. Hanno questi bottoni carini, sono carini, non so se riuscite a vederli. Particolari, non sono un classico bottone piatto, ecco. Boh, non lo so. Comunque mi piacevano anche questi come stavano sul modello. Ma sul modello sta bene tutto. Mi piace perché hanno questi effetti tipo di pseudo consumato, piegato, non lo so. E non avevo voglia dei classici blue jeans, ma avevo voglia di un paio di jeans. Perché giustamente arriva l'inverno, fa freddo e tu cosa fai, Luca? Ti metti un paio di jeans? Posso dire, che posso dire? Comunque, anche questi vedremo se mi stanno. Vi lascerò una foto. Dei jeans sarà un pochino più complicata farla decente, ma ok. E questi, chiaramente il tessuto sarà totalmente jeans, credo, no? Credo che il jeans sia un tessuto. Raga, sono super ignorante. Comunque, questo è. Hanno un odore un po' chimico, un po' strano, avete presente? Gli slime di Tiger, i crunchy slime di Tiger, ecco, ha lo stesso odore. Oh mio Dio, sono fatti di slime, no? Allora, vabbè, comunque, questo è. Ora proverò tutto. Voi sicuramente dalle foto avrete già capito se la roba mi sta come taglia oppure no. Però vi lascio questa sfida. Terrò tutto o manderò indietro qualcosa. Ora come ora, a vederli dal vivo. Direi che potrei anche non mandare indietro niente, ma poi tutto dipende da come mi sta addosso. Magari, come mi è capitato con altri unboxing, alcune maglie erano troppo lunghe, non mi piacevano, cose di questo tipo, nonostante la grafica fosse carina. Quindi, boh, vedremo, vedremo. Io aspetto nei commenti i vostri feedback sui miei acquisti. Vi piacciono, non vi piacciono, mi fanno il schifo, fatemi sapere. Assolutamente, sapete che ci tengo la vostra opinione. Io Pringles 1 e Pringles 2, vi ringraziamo per essere stati qui con me, anzi qui con noi, questa sera per questo unboxing. Spero vi abbia intrattenuto, vi abbia rilassato e magari, perché no, se siamo fortunati, anche fatto addormentare, anche se con tutte le auto di passaggio ho qualche dubbio, ma vabbè, speriamo, speriamo. E se vi va, lasciate una spolliciata, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video o con una nuova live qui sul canale.